Gesù ti libera dal tuo male. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto! Buona giornata, carissimi amici, e buon inizio settimana. Accogliamo la luce della parola di Dio e il Vangelo secondo Luca al capitolo 13, 10-17. In quel tempo Gesù stava insegnando in una sinagoga in giorno di sabato. C'era là una donna che uno spirito teneva inferma da 18 anni. Era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta. Gesù la vide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei liberata dalla tua malattia». Impose le mani su di lei e subito quella si raddrizzò e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù aveva operato quella guarigione di sabato, prese la parola e disse alla folla: «Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare. In quelli dunque venite a farvi guarire, e non in giorno di sabato». Il Signore gli replicò: «Ipocriti, non è forse vero che di sabato ciascuno di voi slega il suo bue o l'asino dalla mangiatoia per condurlo ad abbeverarsi? E questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuto prigioniera per ben 18 anni, non doveva essere liberata da questo legame nel giorno di sabato?» Quando egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano, mentre la folla intera esultava per tutte le meraviglie da lui compiute. Amen. Carissimi, quanto è bello ascoltare il Vangelo ogni giorno. Ascoltare le cose che Gesù ha fatto e può fare anche oggi nella nostra vita. Si parla, nella pagina del Vangelo di oggi, di Gesù che insegna in giorno di sabato nella sinagoga. C'è una donna presente. Già questo è un fatto un po' particolare, perché comunque le donne non erano frequentemente presenti, erano più gli uomini. Però c'è questa donna, malata tra l'altro, Gesù la vede, impone le mani su di lei e viene guarita e inizia a lodare Dio. Gesù esercita la sua autorità sopra gli spiriti cattivi, la libera dal male, e sopra gli spiriti di infermità fisica. Gesù ha ogni potere nei cieli e sulla terra. Dobbiamo professarlo più spesso nella nostra vita. Ecco che, proprio perché era sabato, il capo della sinagoga si sdegna per quella guarigione, per quel fatto. E stranamente non parla lui, ma tutta la folla, dicendo: «Perché in giorno di sabato venite a farvi guarire? Ci sono tutti gli altri giorni, il sabato no». Noi potremmo chiederci: ma questo capo della sinagoga aveva la forza di guarire? Accadevano dal lunedì, potremmo dire, al venerdì, gli altri 6 giorni, accadevano miracoli, guarigione? No, mai. Si dice nei Vangeli che nessuno mai ha parlato come Gesù, nessuno mai ha fatto i segni come Gesù. La novità del Vangelo, fratelli e sorelle, purtroppo a volte scandalizza coloro che non lo vogliono accogliere. La novità del Vangelo scandalizza anche i credenti. No, Dio non può fare questo. E noi mettiamo dei limiti a Dio. Dio non può guarire, Dio non può intervenire. È meglio allontanarlo dalla nostra vita. Ma Gesù, con questo esempio, addirittura dice: attenzione, voi siete ipocriti, perché ci tenete tanto al sabato, ma in realtà il sabato, fratelli e sorelle, è stato dato da Dio in favore dell'uomo. Questo riposo sabbatico, che per noi in Cristo è la domenica, un giorno
dedicato al Signore. Un giorno in cui l'uomo e il cuore dell'uomo riposa in Dio. È la guarigione, immaginate, del cuore, del fisico, la liberazione. Perché non deve avvenire di domenica per noi o di sabato? Se al centro c'è Dio, un Dio che ama, un Dio che concede ai suoi figli la salvezza. Ma noi spesso ci scandalizziamo, noi spesso ci allontaniamo. Ecco, quel segno io non ci credo. Quella guarigione, quella liberazione, il male, io non credo a questo. Invece, in realtà, fratelli e sorelle, Dio è onnipotente. Dio entra nella nostra vita. Dio viene a liberarci dal male. E ogni giorno è un tempo favorevole. E sappiate che proprio il tempo in cui l'evangelista Luca, questa scuola lucana, scrive, era un tempo di forti persecuzioni tra ciò che si viveva nella sinagoga e le prime comunità giudeo-cristiane, perché c'era la questione del sabato, perché chiaramente i cristiani ricordavano il primo giorno dopo il sabato, la domenica, il giorno del Signore, il giorno della liberazione. Ecco perché Gesù viene e opera meraviglie nella nostra vita. Che sia davvero così oggi per noi. Accogliamolo, allontaniamo ogni dubbio, ogni pensiero negativo, anche su Dio, sul suo modo di agire, perché Lui vuole guarirci, liberarci, e lo può fare soltanto se c'è un cuore aperto. Signore Gesù, grazie per questa parola, grazie perché Tu vuoi farci vivere ed entrare nel Tuo riposo. Grazie perché questo riposo è per noi, per concederci serenità, guarigione, liberazione. Vogliamo ricevere da Te questa benedizione oggi. Vogliamo ricevere il dono della Tua mano forte e potente che si stende su di noi e ci apre il Mar Rosso. Apre davanti a noi una strada che noi da soli non potevamo aprire. Vogliamo entrare per questa via. E grazie, Signore Gesù, per quanto Tu ci ami. Liberaci davvero da ogni male. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, proclamiamo questo slogan bellissimo di oggi. Gesù ti libera dal tuo male. Proclamiamolo non solo oggi, ma tutta questa settimana. Gesù è venuto a liberarci, a darci la libertà. Amen. Grazie che mi avete accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito. Just call